Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Bad North. Allora, parliamo di un gioco di strategia molto molto particolare, come vedremo fra poco, in cui le dinamiche sono sì simili a quelle degli strategici più convenzionali, ma anche no. Gioco che peraltro vi porto grazie ai nostri amici di GOG, che ringrazio perché insomma è stata l'ennesima occasione di recuperare un gioco che volevo portarvi da un sacco di tempo e che appunto adesso finalmente mi è stato possibile fare. Per cui partiamo, vediamo com'è. Allora, difficoltà normale. Tutorial, lo facciamo. Babba, via. Partita. Possiamo andare così. In sostanza avete ecco, avete presente le isole che stavo appunto dicendo. Questa è la nostra patria, altro. Sono su PC ma sto giocando col pad. Perché? Perché sì. Selezione due plotoni. 1 e 2. Sposta il cursore. Ordiniamo al plotone di spostarsi. Difendi le due case. Ok. Diciamo che il gioco si fonda sulla difesa delle isole. Ci mettiamo qua. Se io volessi, ecco, facciamo una cosa che mi sembra un po' più adeguata. Adesso, perché stavo col pad in mano da un altro video, ma è decisamente il caso di... Vabbè, non hanno speranza alcuna. Così almeno sapete che il gioco è compatibile anche col pad. Quindi vi siete levati sto dubbio. Anche se io onestamente gli strategici è l'unico genere in cui preferisco mouse e tastiera, onestamente. Allena e Drudwin. Vabbè, io penso che Drudwin sia perfettamente in grado di affrontare gli invasori. E Allena. Ah no, ci stanno... Vabbè. So... Due barconi con tre persone l'una. Insomma, non... Ce la facciamo? Sì. Bene. Quindi altro è stata difesa con la vita. Benissimo. Dunque, posso... Ah, vabbè. Potenziamo uno e l'altro, così... Bene, capo sgombro. Io avanzerei dritto, visto che... Dunque, a Shapinsei ci sarebbe qualcosa, ma non sappiamo bene che cosa. Andiamo a capo sgombro. Allora, tutti i comandanti sono affaticati. Prossimo turno. Aspettiamo il turno. Ah, il mare stringe su di noi. Che angoscia. Chi era? Bene. Siamo pronti. Chi arriva? E da dove? Aiuto. Allora. Abbiamo solamente un pezzo di costa da difendere qui. Che non penso che abbiano i rampini per arrivare da altri lati. Ok. Ho paurissima. Metto un'angoscia sta cosa. Ah, bello. Dove pensi di andare? Allora, aia, questo è bello pienotto, eh. Difendiamo. Io spero che non riescano a salire da là. No. Ok. Facciamoli arrivare. Non li temiamo. Non li temiamo. Zoomiamo, zoomiamo, zoomiamo. Però, vittoria. Ok.
E fin qui. Allora, 1, 2, 3 e 4. Io farei sempre una, uno sviluppo uniforme. Allora, tanto vabbè. Eh sì, il mare stringe su di noi. Dunque, io andrei qui, anche perché c'è un punto interrogativo che mi intriga non poco. E comandanti, vanno sempre bene loro. Qua il territorio da difendere è parecchio, per cui mi metterei qua con entrambi. E poi vediamo che piega prenda. Difendere. Che cos'è questa cosa qui? Forse è il punto interrogativo di cui si parlava poco fa? Oh, ah beh, che colpo. Allora io direi uno qui perenne a difesa delle scale, giusto per evitare che adesso è tutto facilino facilino, ma ho la sensazione che alla lunga potrebbe diventare molto più complicato. Ok, vabbè, tanto questi sempre qui devono passare. Difendete le scale. Ah, ok. Ne possiamo, in caso di bisogno, i plotoni si possono anche rifornire. Bene, così lo sappiamo. È un'angoscia terribile sta cosa. No, non si può rifornire. Ah, vabbè, sono solo tre, dai. Non fateli passare, eh. Ok, bene. Martello da guerra. A chi lo diamo? Vabbè, intanto 1, 2, 3, 4. Diamolo a Drudwin. Miglioramenti disponibili. Ah! Sì, ma non posso sceglierli al momento. Sembrerebbe. Allora, andiamo a Welltog. Anche se qui, no, andiamo a capo. Allora, vorrei capire come dargli le armi, ma penso lo facciano da soli. Qua è tosta da morire, eh. Sono tantissimi lì. Adesso si inizia a far tosta. Ma te proprio sulla costa devi andare a far più a casa. Signori, miseria, non so se resisteremo, eh. Non so se resisteremo. Quanto ce l'ho? Ok, sono tantissimi. Vabbè, gli daremo il cambio. Difendete le scale. La vedo dura. La vedo durissima qui. Ma difendete le scale, ho detto.
C'è la miseria. Abbiamo rischiato tantissimo. Avanti, avanti. E qua ha rischiato brutto, eh. Beh, soldi ne abbiamo fatti a profusione, a profusione. Allora, sì, ma io vorrei capire come li applico. Sarebbe interessantissimo capire l'applicazione di queste cose, ma non... miglioramenti disponibili. Cercheremo di capirli un attimo. Che non... non... ah, ecco! Adesso lo è. Allora... arcieri, fanteria o picche? Potremmo fare Allena, farla diventare... arcieri, per esempio. Mentre Drudwin gli diamo le asce, il martello da guerra. E compriamo il miglioramento. Visto che oggetti non ne abbiamo. Bene, allora proviamo perlomeno la nuova, il nuovo set. Qua che cosa c'è? Non si sa. Sono tentato di vedere, ma... intanto riposiamoci. Sta arrivando il mare. Oh, allora, comandante locale, Johanna. E però non me lo fa utilizzare. Allora. Ah no, li uso tutti e tre. Ok. Claro. Allora, direi che gli arcieri possono anche... andiamo con i martelli da guerra. Vorrei avere più controllo sulla telecamera per spostarla, ma forse è fatto un po'... oh, vedi che... bellissimo. Sono leggermente tosti. Allora... io lascerei gli arcieri lì sull'altura. Ah, ma... aia. Ma ormai mi hanno... carica! Conviene che tu ti vada a rifornire. Ecco, sì. Decisamente sì. Quindi alcune unità nemiche vanno decisamente aspettate. Però finisce in tragedia bruttissima. Vabbè, qua mi auguro che non ci saranno problemi, vero? Bello. Ci è piaciuto. Qui siamo tranquilli. Qua mi sa che arriverà qualcuno. Ah, belli. Ah, il pestone a terra. Vabbè, riforniamo. Un attimino, perché se perdo Drudwin è la fine di ogni cosa. Attaccate, attaccate. Aspettiamoli. Andiamo di pestone, eh. Pestone. Ah, già sono morti. C'è stato molto bisogno di fare chissà che cosa. Bene. Ah, Johanna si unisce a noi? Così sembrerebbe. Allora,
E diamogli 2 lire anche a Johanna. Ha combattuto bene in fondo. Bene, quindi abbiamo preso un nuovo comandante. Bene, ragazzi, io direi che per adesso potremmo anche fermarci qua. A me il gioco intriga come poche cose al mondo, per cui sarei ben lieto di continuare, qualora lo voleste anche voi. Per cui io direi che questa volta possiamo provare col discorso dei like, piuttosto che il sondaggio, per cui fatemi sapere. Arriviamo a 7,50. Solito 7,50. Anzi, potremmo fare 500. Per un secondo episodio solamente 500. Poi eventuale serie la facciamo a 7,50, 1000, insomma quello che è. Però adesso 500. 500 per un nuovo episodio. Per cui fatemi sapere. Io vi lascio come sempre il link alla pagina di GOG in descrizione. E vi invito insomma a dargli un'occhiata qualora vi piace il genere. Perché insomma mi sembra assolutamente meritevole. Infatti peccato non averlo potuto portare prima, perché insomma il gioco è uscito da un pochino. Comunque niente ragazzi, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo alla prossima.